Isola dei Famosi 2018, prime anticipazioni Wing Zuiden. Il cancelletto Grande Fratello VIP 2 si concluderà lunedì 4 dicembre, quando scopriremo chi sarà il vincitore di questa seconda edizione. Terminato il reality condotto da Ilaria Blasi, dopo qualche settimana di pausa partirà il cancelletto Isola dei Famosi, programma survival presentato da Alessia Marcuzzi. Fino a qualche mese fa vi erano dei dubbi sulla realizzazione della trasmissione, ma successivamente è stata proprio la conduttrice romana a confermare che con il nuovo anno sarebbe arrivata un'altra edizione dell'Isola dei Famosi. Infatti, a differenza di quanto si era pensato in un primo momento, a gennaio 2018 non dovrebbe andare in onda il Grande Fratello nella sua versione classica, senza VIP, ma al suo posto è atteso proprio il format sulla sopravvivenza, e in questi giorni sono emersi anche i nomi dei primi probabili concorrenti. Concorrenti Isola dei Famosi 2018. Questa settimana la rivista Sky ha anticipato alcuni nomi di coloro che dovrebbero far parte del reality show di Canale 5. Al momento viene data per certa la presenza di Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone e già protagonista di altre trasmissioni dello stesso genere. In Honduras dovrebbe sbarcare anche Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ricordiamo che proprio la sorella di Belen ha lasciato in diretta al Grande Fratello VIP il giovane pugliese, iniziando successivamente una relazione con Ignazio Moser. L'ultimo nome citato dal settimanale di Alfonso Signorini è quello di Francesca Cipriani, ex concorrente del GF6 e della Pupa e il Secchione. La showgirl è già da un po' di tempo che aspira ad approdare all'Isola dei Famosi, e finalmente per lei questa dovrebbe essere la volta buona. Altre novità per la prossima edizione del reality. Altre novità importanti in vista della prossima edizione del programma riguardano l'inviato. I principali candidati sono due, Stefano De Martino e Alvin. Il primo è uno dei ballerini di Amici, nonché conduttore del Daytime, il secondo invece ha già fatto parte dell'Isola dei Famosi per due anni consecutivi proprio come inviato dall'Honduras, prima di lasciare il posto a Stefano Bettarini. Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda gli opinionisti che affiancheranno Alessia Marcuzzi in questa nuova avventura. Infatti pare che ci saranno delle rotazioni, con un ospite diverso ad ogni puntata. Per l'esordio dovrebbe esserci Mara Venier che nelle scorse stagioni è stata opinionista fissa dello show Mediaset insieme ad Alfonso Signorini.